questa settimana il venerdì dal sindaco è a Candia, alle nostre spalle il bellissimo lago che è la grande attrattiva turistica non solo di Candia, dell'intero Canavese. Ma questo è un paese che ha molto altro da offrire a chi viene a visitarlo, un paese ricco di storia, un paese con una comunità viva di persone che sanno lavorare per il bene comune. E allora ascoltiamo la carta d'identità di Candia dal suo sindaco. Candia Canavese è un paese che fa parte dell'anfiteatro morenico di Ivrea, è un paese di 1300 abitanti circa, dove ovviamente però nel periodo estivo, grazie al lago, alle attività sportive e ai monumenti che abbiamo, ha un parecchio turismo che viene a conoscerci e a frequentarlo. Si va dal lago, quindi da un ambiente dove si svolge molte attività sportive, c'è un ambiente naturalistico, si arriva al paese dove ci sono la storia di Candia, Candia era un borgo medievale, ci sono ancora i resti di una torre medievale che è la torre di Castiglione, che tra l'altro è il simbolo del comune di Candia, e nel centro del paese il castello che è stato ricostruito nell'Ottocento, restano ancora le mura perimetrali. E fino a salire alla collina di Santo Stefano, a circa 400 metri di altitudine, dove c'è una chiesa romanica conservata benissimo, che tra l'altro nel periodo della primavera a settembre è visitata, e per chi lo desidera tutti le domeniche alle 17 c'è anche una funzione religiosa. Com'è il clima sociale? Come sono i candiesi, i suoi concittadini? I candiesi devo dire che sono un popolo che è sempre stato molto legato alle tradizioni e molto attaccato al proprio paese, anche se adesso fortunatamente i candiesi si sono diversificati, abbiamo avuto molti nuovi arrivi, residenti dall'estero, extracomunitari, ma comunitari, quindi il paese è cresciuto anche grazie alle persone arrivate a Candia dall'Europa e non solo, altrimenti il paese sarebbe un po' isolato e sarebbe diminuito. È un paese, come dicevo, legato alle tradizioni, e devo dire che le vecchie tradizioni e i vecchi candiesi hanno saputo conservarlo nel migliore dei modi. Se adesso tanti si glorificano di un ambiente naturale, di un paese conservato bene, non bisogna dimenticarlo che lo dobbiamo ai candiesi, soprattutto alla lungimiranza di alcuni sindaci di tantissimi anni fa, che già allora vollero conservare con apposite leggi e disposizioni il lago senza eccessive costruzioni, senza speculazioni edilizie, e così pure il paese è rimasto questo borgo antico. E l'associazionismo come funziona in questo comune? Esiste una proloco, ovviamente, che è la cosa bella di questa proloco, che sono tutti giovani. Abbiamo creato il registro dei volontari del comune, e devo dire che c'è già stata una notevole adesione, questo non fa che fa sicuramente piacere. E abbiamo fatto un ambulatorio infermieristico dove questi volontari lo tengono aperto, quindi sotto questa forma diciamo che la gente di Candia collabora. Quanto è impegnativo fare il sindaco, e cosa chiedono i candiesi al loro primo cittadino? Noi ci siamo proposti soprattutto un'attenzione al turismo e al sociale, ed è quello che ci chiedono i cittadini tutti i giorni. E il sociale, l'attenzione ai giovani, soprattutto ai bambini, agli anziani, è quello che noi stiamo facendo con l'ambulatorio medico, con il bonus bebè per i nuovi nati, per l'aiuto alle persone in difficoltà. In questo periodo ci chiedono soprattutto questo, ma soprattutto anche di poter far arrivare gente a Candia, far conoscere Candia, perché tutto aiuta alla ripresa. Qualsiasi turista, qualsiasi visitatore che in questo momento viene a Candia sicuramente contribuisce e aiuta gli operatori locali che sono in sofferenza. Thank you.